Sai cosa vuol dire googolare? Questa parola si sente sempre più spesso e significa fare una ricerca su Google, il motore di ricerca più noto. Ma cos'è un motore di ricerca? È un programma in grado di effettuare ricerche complesse di informazioni in rete attraverso una o più parole chiave. Scrivendo nella barra di ricerca una qualsiasi domanda, dubbio o curiosità, otterrai migliaia di risultati. Di questi, Google permette di fare una scrematura tramite i filtri in alto, così da poter vedere solo quelli appartenenti ad una categoria, ad esempio immagini o notizie. Una volta selezionato uno di questi filtri, avrai a disposizione tantissime pagine che potrebbero rispondere alla tua domanda. Ricorda, il sito più utile non è per forza in cima alla prima pagina di Google. Sfoglia le pagine e dai un'occhiata a tutti i titoli per capire quale sito può davvero fare al caso tuo. Una volta trovato, ti basterà cliccarci sopra per scoprire di più. Una mobile application, o più semplicemente un'app, è un'applicazione software progettata per funzionare sui dispositivi mobili, smartphone e tablet, che permette all'utente servizi simili a quelli a cui si ha accesso utilizzando un PC. Perché allora scegliere un'app? Perché sono comode, evitano l'ingombro di un computer, semplici da usare e più veloci di un PC. Per scaricare un'app con sistema Android, il più diffuso, vai sull'icona Play Store del tuo smartphone o tablet. Cerca l'app desiderata. Verifica che sia affidabile leggendo cosa pensano gli altri utenti. Tocca Installa. Per rimuovere un'app, apri Play Store. Tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra. Scegli Gestisci app e dispositivi e poi Gestisci. Quindi seleziona l'app che vuoi eliminare e tocca Disinstalla. La posta elettronica consente di mandare e ricevere messaggi attraverso il computer, velocemente e tra persone anche molto distanti. Inoltre, con ogni messaggio è possibile allegare documenti, testi, immagini, video o presentazioni. Un indirizzo di posta elettronica è formato da un nome, di solito si usa il proprio ma anche un soprannome o un nome di fantasia, la chiocciola, il simbolo della posta elettronica che si può leggere anche at, cioè presso, in inglese, il nome del fornitore del servizio o provider che ospita la nostra casella, infine un punto e un suffisso che indica il paese, ad esempio IT per Italia, o il tipo di organizzazione, ad esempio COM per commerciale. Per attivare una casella di posta ci si deve rivolgere ad un provider, tra i più noti Gmail, Yahoo, Hotmail, che la fornirà gratuitamente se ad uso personale. Apriamone una con Gmail. Digita l'indirizzo mail.google.com sul tuo browser e clicca su Crea un account. Inserisci il nome scelto. Se esiste già, dovrai cambiarlo fino a trovarne uno disponibile. Scegli una password, cioè un codice segreto che contenga preferibilmente sia numeri che lettere e annotalo in un posto sicuro. Inserisci quindi il codice di verifica e accetta i termini di servizio. Ora puoi scrivere messaggi e riceverli, comunicando ovviamente prima a parenti e amici il tuo indirizzo. Per inviare un messaggio vai su mail.google.com, clicca su Scrivi in alto a sinistra, inserisci l'indirizzo mail del destinatario e l'oggetto, ovvero l'argomento della comunicazione, componi il testo e clicca su Invia. Una volta spedito, il messaggio verrà salvato nella cartella Posta inviata. Puoi anche mandare contemporaneamente lo stesso messaggio a più destinatari, aggiungendoli nel campo A o mettendoli in copia conoscenza nel campo CC. Per leggere un messaggio ricevuto, aprilo con un clic e scegli Rispondi in alto a destra. Se invece vuoi inoltrarlo a qualcun altro, scegli Inoltra. Se pensate che le videochiamate siano nate con la pandemia da Covid-19, vi stupirete scoprendo che la prima della storia risale al 1964. Eppure è dagli ultimi 2-3 anni che abbiamo iniziato a fare video call per tutto, al lavoro, a scuola, tra parenti e amici, usando molto spesso i dispositivi mobili come lo smartphone. Possiamo utilizzare WhatsApp, la popolare app di messaggistica, ma anche Skype e Zoom. Scegliamo WhatsApp perché permette di videochiamare gratuitamente i contatti della propria rubrica, oltre a inviare messaggi di chat, messaggi vocali e telefonare. Scarica l'app di WhatsApp sul tuo smartphone o tablet e avviala toccando la sua icona. Premi Accetta alle condizioni d'uso del servizio e Continua per consentire a WhatsApp di accedere ai tuoi contatti. Seleziona quindi il tuo paese di residenza da Scegli il paese. Scrivi ora il tuo numero di telefono e tocca Avanti. Riceverai un codice di 6 cifre per verificare la tua identità. Inseriscilo nell'apposito campo, digita il tuo nome e, se vuoi, aggiungi una foto. Completa il tutto scegliendo Avanti.
Per videochiamare tocca Chiamate in alto a destra, poi l'icona della cornetta in basso a destra e individua il contatto che intendi chiamare. Avvia la videocall scegliendo l'icona della videocamera.